Benvenuti a Klaus Condicio su YouTube. Oggi abbiamo una nuova ospite, diciamo una new entry per il nostro programma, una persona di grandissima simpatia, ma non per questo non è una donna di ferro, anzi è molto ritenuta tale, però non disdegna un bellissimo sorriso e comunque una donna di carattere. Con noi la dottoressa, l'onorevole Carolina Lussano. Buongiorno onorevole. Buongiorno Klaus e un affettuoso saluto a tutti i radioascoltatori. Radioascoltatori più che radio, YouTube e anche video, diciamo così, quindi un mezzo diciamo multidimensionale, però giustamente oggi ascolteranno purtroppo solo la sua voce. Senta, onorevole, è stata un'estate calda politicamente, non tanto per voi, che insomma... Anzi, siete stati, devo dire, un partito che anche forte dei risultati e dei sondaggi andate bene, ma per la situazione del centrodestra. Le chiedo un parere così personale, anche se non sono beghe che vi riguardano direttamente, indirettamente però sì. Si ricompone secondo lei la frattura? Ma noi speriamo che si possa trovare una soluzione al contrasto interno che si è verificato nel PDL fino alla creazione appunto dei gruppi autonomi che fanno capo al Presidente, sì, i gruppi di Futuro e Libertà. Per noi della Lega sarebbe un peccato se questa legislatura terminasse e se si dovesse ricorrere alle urne, anche perché su questo noi non abbiamo dubbi, che cade questa maggioranza, non ci piacciono i pasticci di palazzo oppure governi tecnici o transitori, per noi la parola deve ritornare necessariamente ai cittadini, però ripeto sarebbe un peccato, anche perché questa è una legislatura che noi interpretiamo come costituente, la legislatura delle grandi riforme, su tutto il federalismo e il federalismo fiscale. Quindi la Lega, diciamo che è molto identificata tante volte come movimento di lotta anche all'interno dello stesso governo, sta dimostrando molto sangue freddo, molta ragionevolezza e anche nel vertice che c'è stato tra Bossi e Berlusconi sul Lago Maggiore ci siamo dichiarati disponibili a farci insomma una tramite per ricucire se possibile tra Berlusconi e Fini. Senta, sì, appunto siete protagonisti di questa cosa e con Cota, con Bossi ovviamente in prima persona che come sempre nel vostro caso coordina tutto e quindi ci sono buone possibilità che ovviamente, però dottoressa, gli italiani sono contrari alle urne secondo alcuni sondaggi, dicono governate, vi abbiamo votati, governate. E hanno ragione, io condivido pienamente questo pensiero dei cittadini italiani, però del resto questa non è una situazione creata da noi. Noi ci siamo presentati agli elettori, quindi il Popolo della Libertà e la Lega, con un programma chiaro. Se i finiani rispetteranno gli impegni programmatici di quel programma, se si andrà avanti sul percorso fin qui seguito, non ci saranno problemi per questa maggioranza. È chiaro però che se qualcuno interrompe il patto con gli elettori, purtroppo la via delle urne è una situazione obbligata, perché noi non facciamo i pasticci di prima o seconda repubblica creando magari delle maggioranze a tavolino oppure addirittura delle maggioranze che non rispondono a quello che è il volere degli elettori. A questo punto se qualcuno non mantiene i patti, purtroppo a malincuore si dovrà tornare a votare. Senta, tra le polemiche che ci sono state quest'estate, una ha visto protagonista la nostra trasmissione, la vicenda dei tacchi a spillo o non tacchi a spillo. Su questo io mi sono andato a vedere i criteri di selezione delle donne nella Lega e ho visto, devo dire, bisogna sempre documentarsi, avete criteri molto rigidi sia per gli uomini che per le donne, e mi spiego per chi ci ascolta. Criteri di militanza, lavoro nel partito, attaccare i manifesti, tutte queste cose che si dice spesso negli altri partiti da voi li dovete fare, cioè dovete fare veramente donne e uomini la gavetta dal basso sul marciapiede tra virgolette. E anche per le donne la selezione è molto rigida, cioè non basta il tacco a spillo, giusto? No, noi di questo ne siamo orgogliosi, noi non siamo un partito immagine, siamo un partito serio che sta in mezzo alla gente e che appunto consente poi di raggiungere dei ruoli importanti, ma a sé si è fatta la cosiddetta appunto chiavetta. Per noi la militanza è un concetto importantissimo, bisogna darsi da fare nel partito per partecipare ai gazebo, avere un'esperienza amministrativa e poi dopo si può aspirare anche alla riva
soluzione, però è importante non improvvisarsi parlamentare, maschio o femmina che sia, ma avere un percorso politico dietro le spalle e soprattutto essere partiti magari da quello che per noi è molto importante, un'esperienza delle amministrazioni locali, che sono quelle che poi ti danno un contatto diretto con i cittadini, contatto con l'elettorato e con i cittadini che noi cerchiamo di mantenere anche quando svolgiamo il nostro compito come parlamentare, quindi a Roma insomma. Se io fossi a capo della Lega e scegliessi lei per come veste, lei si sentirebbe gratificata o offesa? Assolutamente, penso che questo sarebbe un'offesa. A me piace vestirmi in un certo modo, posso tante volte certo. Dire questa moda, ma questo fa parte della mia persona, della mia natura e della natura di tutte le persone. Ma io spero di essere giudicata per quello che faccio di concreto, cercando un po' di interpretare la politica, magari la mia può sembrare demagogia e retorica, ma ci credo veramente, come bene comune, o comunque per cercare di migliorare quello che è la vita di tutti noi, dei nostri di noi cittadini, che poi insomma riguarda appunto noi, le nostre famiglie, i nostri figli. Perché è degradante per una donna, a lei sembra una domanda ovvia, però il dibattito c'è stato, per voi, per una donna della Lega, essere selezionata solo per criteri estetici, cioè non è andare indietro anche rispetto a certe conquiste, diciamo così, delle donne, non voglio mettere in mezzo il femminismo, ma parliamo delle donne, giusto? Ma sicuramente, allora, il criterio estetico non nascondiamoci, cioè, può essere tante volte un giudico in più, ma questo in tutti i settori, no? Tante volte magari una donna che ha un aspetto fisico gradevole può essere avvantaggiata, ma se dietro non c'è la sostanza, beh, in politica come neanche negli altri ambiti della società, cosa che alla fine per noi è fondamentale è la meritocrazia, è la capacità ad esempio in politica di essere comunicativi, vicino alle persone. Aspetto fisico, social, per carità, magari risulterà più fotogenico, ma non è questo quello che interessa alla gente. La gente ama politici che parlano magari in modo chiaro, in modo diretto, ma soprattutto che siano capaci di mantenere le promesse, uomini o donne che siano. Senta, veniamo all'autunno. Le faccio una domanda d'attualità, anche perché lei ha competenza, lei è avvocato, mi corregga se sbaglio. E ha delle esperienze nella Commissione Giustizia, e si parla tanto di giustizia eccetera, e sul processo breve voi non vi siete ancora pronunciati o sì, l'avete votato al Senato, sbaglio? Noi l'abbiamo votato al Senato, così come anche Fini, anche i Finiani, è stato votato da tutti, anche perché che è convenuto sulla necessità di dare al nostro processo penale, così come dovrebbe essere anche per il processo civile, una ragionevole durata. Ormai sono tantissime le condanne che il nostro paese subisce dalla Corte di Giustizia europea per la lungaggine eccessiva dei processi e quindi è giusto darsi chiaramente delle regole, fissare dei termini che sono poi dei tempi congrui che possono consentire lo svolgimento del processo nei gradi di giudizio. Insomma, per un cittadino rimanere appeso 7 anni per arrivare ad avere insomma, sapere se è innocente o colpevole, mi sembra che 7 anni sia un termine più che sufficiente. Sì, assolutamente sì.